Vai. Il titolo di questa foto è niente po' di meno che Signore Pietà. E prima di iniziare la nostra abituale rassegna stampa, voi vedete che ho molti giornali qui da commentare, voglio leggere un paio di passi da questo libro di Bettino Craxi. Bettino Craxi, in questo articolo, è una raccolta di articoli, in questo articolo intitolato Giovine Italia, siamo al 1995, dove scrive: ma l'impronta capitale della vostra politica è nel passaggio dai servizi pubblici alla speculazione privata, che è antinazionale per definizione. Questo è il suggello decisivo dell'opera che promettete, l'abbandono cioè delle supreme ragioni dello Stato, dei grandi interessi solidali della nazione, della sua civiltà, del suo avvenire, dell'interesse dei consumatori e dei lavoratori, all'arbitrio speculativo, egoistico, antisociale di pochi irresponsabili padroni. E ancora, so che parecchi di questi esercizi, telefoni, ferrovie, eccetera, camminando in modo deplorevole, tanto che io stesso potrei dire che alcuni d'essi, con evidente intenzione ironica e polemica, che l'esercizio di Stato riusciva perfino a far rimpiangere il detestabile esercizio privato di un tempo. Ma il principio fondamentale era questo: mantenerli allo Stato e risanarli, infondendovi la snellezza dell'anima industriale moderna, liberarne lo Stato e demolire lo Stato. E sarà anche un disastroso affare finanziario, è l'era dei carrozzoni che si rinnovella, perché se dovessimo credere con voi che veramente, organicamente, lo Stato è incapace di un'azione economica in confronto degli industriali, dovremmo dedurne che anche nella cessione, nella negoziazione, la speculazione vincerà e terrà la polpa per sé e lascerà gli ossi per lo Stato. O, se prenderà gli ossi, esigerà tali garanzie e tali sovvenzioni che non sarà per lo Stato se non una partita di giro. Queste sono frasi di uno che la sapeva lunga e che le ha scritte queste cose quando ormai era già stato condannato. Prima però che fosse condannato, Bettino Craxi ha cercato tutti i compromessi possibili. E questo è indicativo di una strategia che in Italia è costante, di cercare di riuscire a far trapelare, a far passare alcune cose giuste per il popolo italiano, mentendo sistematicamente agli usurai, cioè ai padroni del mondo. Questa è la strategia che ha perso Mussolini e ha perso anche e tranquillamente Bettino Craxi. Morti tutti e due. Adesso leggiamo un altro pezzo di un altro capitolo che è intitolato La gente, perché anche questo è indicativo di come qualcuno, in questo caso Bettino Craxi, sia riuscito a capire il significato di certi concetti. Tutti possono osservare come la gente è parola che circola e galoppa ormai indisturbata. Essa sale e scende, passando di bocca in bocca nella sua semplicità uniforme, che invita solo quando viene caricata di accenti dialettali. Si è fatta strada in questi anni seguendo di pari passo un'involuzione generale che è stata ad un tempo ideale, culturale e politica. Va da sé che, per sottolineare i caratteri di un'epoca, la parola spesso è tutto. Le parole non sono un sistema neutrale di codici, sono e rappresentano una filosofia della vita. È con la parola, attraverso tratti semantici, che noi giungiamo sovente ad esprimere l'idea che abbiamo del mondo e del rapporto con gli altri. L'idea di civiltà, i percorsi della storia, la lotta delle idee, sono passati attraverso alcuni termini fondamentali, come ad esempio popolo, cittadini e così via.
Il primo, il termine popolo, voleva indicare un insieme di individui che si caratterizzavano per una fondamentale unità di intenti. Questa parola, anche sotto il profilo dell'etimo, indicava ed indica ancora la comunione di intenti e di interessi che animava o anima una piccola o una grande comunità di esseri viventi, attivi, pensanti, consapevoli della propria identità. La parola indica un valore superiore, una caratteristica essenziale, il riferimento ad un'entità che suscita sentimento di rispetto, di autonomia, di non riconoscimento ad un tempo, di un fattore di civiltà e di un elemento di autorità. Leggo che gli studiosi fanno discendere la parola popolo da una radice sanscrita, par, palla, che significava mettere assieme, riunire. Attraverso un pulus o una polis arriviamo sino al latino populus, populus, polpulus. La medesima idea di popolo incarnava così una coscienza universale e perciò quasi soprannaturale. Una visione ideale ed idealistica della storia si esprimeva attraverso la parola popolo. Un'altra visione ancora, ugualmente ideale e idealistica, preferiva ricorrere anche ad un'altra espressione, anch'essa vera, reale e laica, cittadini. Il popolo e i cittadini. Il cittadino non era ovviamente solo l'abitante della città, era il portatore di una cultura nuova. Il suo carattere era di stampo illuministico. Il cittadino non era più il suddito, era colui che si distaccava da valori ormai obsoleti. Attraverso il ricorso a questa parola si voleva esprimere e rappresentare la forza di una nuova visione del mondo. Guardate, cari amici, come sono chiare, limpide queste parole. Tuttavia, era anch'essa parola antica, carica sin dalla nascita di valore e di significato. La parola latina vis, leggo ancora, che appare nel latino civis e civitas, e poi nell'italiano civiltà, indica la visione unica di un preciso soggetto di diritto, colui che indica quale segno inconfondibile dell'uomo la sua forza, capacità, il suo essere soggetto di diritto prima ancora che membro di una comunità. Secoli di storia avevano consolidato questa nuova coscienza, sia pure tra le innumerevoli difficoltà, le tragedie e i dolori della storia. Le parole cittadino e soprattutto popolo non sono più ora di uso corrente. Hanno assunto il sapore delle cose antiche e desuete. Al loro posto, nel linguaggio corrente e dominante, si è fatta strada e si è imposta la parola gente. People, gente, cioè nulla, sei plebe, sei polvere, sei residuo di roccia che si è sfaldata fino a diventare sabbia. Questo sei. E vedete, cari amici, cosa significa l'importanza, da una parte, di uscire da questi schemi che sono artatamente convogliati nella mente delle persone e dei gruppi affinché li utilizzino. Non a caso la parola gente, gente venite gente, e questi cantanti pseudo rock e pseudo new age, no? Forza venite gente, capite? È roba americana, è people, e che fa il paio con country. Country non è patria, country non è il mio paese, la mia civitas, la mia città, il mio popolo. Country è una località, e giustamente gli americani li adoperano per la semplice ragione che sono andati a conquistare dei territori enormi abitate da altre popolazioni che si sono affrettati a distruggere in un genocidio immane, e giustamente si chiama country, quello è country, cioè che, boh, chi lo sa, chi ti ha visto, un luogo dove galoppano
dove galoppavano tranquilli e beati cavalli bradi e giusto Pelirossa che cavalcavano questi cavalli, no? Probabilmente senza sella. È una parola composta da count, da contado, certo, e ri, agricoltori, qualcosa del genere. Sì, fattori, molto, sì, no, no. No, non è agricoltura, perché agricoltura significa comunque deliminazione, controllo e produttività. Qui non c'era nessuna deliminazione, questi arrivavano, uccidevano i bisonti, vendevano la pelle dei bisonti e li lasciavano marcire lì, capito? Togliendo oltretutto il pabulum su cui quelle popolazioni inizialmente campavano e hanno sempre campato. Hanno massacrato milioni di bisonti. E adesso vediamo... Almeno 25 milioni come 25 milioni per di indiani. Per 25 milioni di indiani. Per divertimento, ricordiamocelo sempre. Ma diceva che Buffalo Bill faceva queste stragi per... Lui per